I carabinieri di Vicenza stanno indagando su un'attentata rapina ai danni di un ragazzo di 17 anni avvenuta due sere fa intorno alle 20 in via della Cresolella, a ridosso del quartiere Laghetto e poco lontano dal futuro Parco della Pace. Il fatto è accaduto il 9 giugno, l'adolescente residente a Caldogno è stato aggredito da uno sconosciuto di colore, probabilmente centrafricano, che è balzato fuori dal fossato che costeggia la via e gli si è parato davanti impedendogli di proseguire. Gli obiettivi dell'agguato sarebbero stati la bicicletta, lo zaino, lo skateboard che il ragazzo aveva con sé. Per impossessarsene gli avrebbe sferrato un pugno in viso facendolo cadere a terra. Il ragazzo, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, sarebbe riuscito a recuperare le sue cose e la bici e si sarebbe poi allontanato velocemente verso casa. La madre, una volta sentito il racconto concitato del figlio, verificate le sue condizioni, lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranio-facciale non commotivo e un trauma contusivo con prognosi di 3 giorni. Successivamente è scattata la denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Due Ville.